cosa lo guarda. Oh mio Dio, oh mio Dio, Respira. oh mio Dio, Respira. oh mio Dio. Respira. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go e abbiamo deciso di continuare a Esatto, registrare. cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, beh, dai, siamo qua, non ci torneremo per un po' di tempo perché c'è troppo caldo in questi giorni per venire qui, quindi visto che tanto dobbiamo tornare facendo tipo 3 km alla nostra macchina, registriamo di nuovo che magari facendo il rientro si trova qualcos'altro interessante. Anche perché fino a poco fa abbiamo visto un drattino nelle vicinanze, ora non lo Esatto. vediamo più, però non si sa mai che possa È scappato, riapparire o appena comunque. visto che stavamo tornando Ha detto, indietro. dai, stanno registrando, scappo così non mi faccio vedere. No, almeno così forse riusciamo a trovare qualcos'altro che non abbiamo trovato nel video prima. Quindi speriamo Esattamente, speriamo bene. bene, speriamo bene. Comunque, dopo, appena arriviamo alla macchina, se non abbiamo trovato nulla di troppo figo, andiamo con la macchina un po' più avanti ancora e vediamo, parcheggiamo e vediamo anche lì 5-10 minuti se troviamo Nella zona qualche altra bella andiamo roba. dell'ospedale Marino di cui stavamo parlando Esatto, poco perché fa. lì mi sa che è proprio il punto apice dove tutti hanno detto di aver trovato roba davvero figa, figa, figa. Sì, quindi possiamo andare, vediamo cosa c'è nel caso si registra pure lì. Tanto ormai ci siamo, ormai stiamo morendo di caldo, perché non provare a vedere se troviamo qualcosa di realmente figo? E Esatto, dai. prima cattura Bellsprout che è molto carina, mi piace Sì, è sempre. carina, a me Aspetta, in piace, mi realtà non l'ho piace. catturato, sta facendo un attimino l'antipatico. Allora, metti di fare Sì, non ne ha l'antipatico. voglia, Hai ti dico la 105 di verità. No, potenza, non ne ha voglia. sei nato ieri, lasciaci in pace, su. Abbiamo Capito? comprato delle bottigliette d'acqua al bar e sono nella mia borsa in questo momento. Sembra che hai dei sassi Sì, dentro. ok, grabbi e tu dici, vabbè, Quanto è potente? Lo so già. Non 340, vedo, non vedo. no, 340, e tu, ok. C'è Giusto? qualcos'altro, vero? Già, Non me l'hai detto. C'è esatto. qualcos'altro e non me l'hai E non... detto. Aiuto. Ma... Scusa, mi ha sfiorato totalmente, giusto? Ma di quanto? A momenti ti staccava il braccio, Credo che dai. vorrei riguardare la ripresa perché secondo... Mi ha ucciso! Hai avuto freddo. Hai sentito il vento a fianco. Chi hai visto? Dai, dai, torniamo a noi. Chi hai L'ha visto? fatto sparire, ha investito pure a lui. Vabbè. Hai investito a Pokémon. Sì. Come? Mamma mia, mi sei Chi c'era spaventato. comunque? Era Dimmelo. veloce. Dimmelo. La Ancora. chiedo pure scusa, perché cioè, c'era il Pokémon, io non so perché ho cliccato Krabby. Quindi chiedo perdono. Cosa c'era? Grattini. No. Calci, ti prendo! Allora. Stiamo qui da tutta la mattina e tu mi fai scappare il gratini! Era bianco No! Krabby, ho cliccato L'ho Krabby. investito il ciclista! Non c'è altra Io adesso lo spiegazione. seguiamo, lo Sì, picchiamo. sarà già arrivato alla macchina E tu lui in mi bici. riprendi in Da mezzo quanto era veloce, non hai all'aperto. sentito? Non hai sentito? No, lo voglio pestare. Ma chi vuoi picchiare? Ma chi? Guarda, allora, che io Sì, hai so fatto fare. 10 anni di karate. Esatto, non è vero? Ok. Però sono nata sapendo fare le risse, ho questa abilità, capito? Ah, ho Non si vede, capito. insomma, Sì, guarda i muscoli, sì. No, appena ti vedono lo capiscono tutti, eh. Esatto, infatti vedi che nessuno si osa avvicinare perché Infatti appunto avevo timore ci notato attacca. questa cosa, aiuto. Siamo decisamente in mezzo. È che se siamo dall'altra parte, ovviamente c'è troppa gente, non è che li vogliamo riprendere, è solo quello il problema. C'è anche un Eevee in zona, speriamo, speriamo, sarebbe Anche Ivy non lo bellissimo. troviamo Volevo mai, anche mai, dire che mai, appena mai. siamo arrivati qua a registrare, abbiamo parcheggiato la macchina, siamo scesi, 5 minuti e vediamo due carabinieri che parcheggiano, si mettono i giubbotti antiproiettili e si fermano lì. No, Quindi... e allora io appena li ho visti mettere i giubbotti antiproiettile, gli ho fatto andiamocene perché qui sta succedendo qualcosa. E li ho visti continuare a frugare nella macchina e secondo me stavano prendendo pure armi. Quindi Perché se, boh, cioè... scusa, allora io dico, se devi fare una passeggiata di controllo, No, non ti metti il giubbotto antiproiettile, scusa, di solito passeggi e controlli che sia tutto ok. Quindi io non so perché ogni volta che usciamo noi succedono Succedono cose sempre cose strane. strane, cioè voi non le vedete perché infatti molte volte non sono usciti dei video perché succedono davvero cose Ma stranissime sempre a e noi, da ma una cosa e perché? all'altra volano via appunto le Io avevo registrazioni per paura questi che ci motivi. fosse tipo qualche attentato terrorista, stavo già Di pensando già, al peggio, ti dico la verità. lo sappiamo che tu sei drammatica. Infatti gli ho fatto, guarda in che direzione andando, vanno, noi andiamo in quella opposta perché almeno se c'è un problema lì non ci Però mettiamo in mezzo. adesso dobbiamo tornare lì perché la nostra macchina è lì. Speriamo che nel caso abbiano già risolto. Abbiamo già finito, dici? Sì, Ok, va esatto, bene. Secondo me esatto, saranno proprio dentro la tua macchina. esatto. A fare cosa? Ascoltare la radio. Ivi, fai da brava, dai.
Su, facci felice. Parli del diavolo e spuntano gli ivi. Oh, bello, bello, bello. 415. Però so che più forte il Vaporeon, volevo dire, quindi è molto meglio quello. Sì, soprattutto perché noi non abbiamo neanche un Pokémon d'acqua forte. Esatto. Perché ogni volta che veniamo in posti dove dovrebbe esserci il Pokémon d'acqua c'è tutto tranne che quello. Non si sa bene perché. Tutti trovano le peggio cose, noi no. Allora, è andata abbastanza bene. Rispetto vabbè, ai nostri standard. Andare meglio, ma rispetto ai nostri. Non scappare. No. Smetti di dire che poteva andare meglio. Fai finta di essere felice. Ma è per troppo bellino, io lo vorrei nella realtà. È una cosa fantastica. Sembra un cagnolino, è fantastico. Ma appunto, proprio perché sembra un cagnolino, non dovrebbe piacerti. Perché i cagnolini ci sono nella realtà, mentre tipo un Charmander nella realtà non esiste. No, voglio quello. Quello? Sì. Ok. Allora, catturato. Abbiamo 20 caramelle su 25 adesso. Caterpie e Magneto. Magneto lo lasciamo, quindi continuiamo Magneto, a camminare. Sì, Magneto, sì, esatto. Caterpie da 190. Oe. Ok. Oh no. Che succede? Mi sono dimenticato delle uova. Ok, no. Meno male. Meno male che siamo giusti giusti. Mi ero totalmente dimenticato che dobbiamo mettere quelle da 5 adesso. Complimenti. Intanto mi sono ricordato. E mi sono ricordato solo perché volevo dire a che punto siamo delle fermate. Delle uova. No, delle fermate. Quindi però ho pensato, ah, ma ci sono anche le uova. Ti dico solo, guarda. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Respira. Oh mio Dio. Respira. Oh mio Dio. Respira. Ok. Allora. Allora, facciamo finta di nulla, perché se facciamo gli indifferenti secondo me appare, ok? Ok. Se invece diamo di matto. Ma scappa. Prima però stavamo parlando tanto degli ivi. Quindi parliamo di come potremmo andare in giro al mare con sopra l'Apras, no, usandola grazie. Come nave. No, non ti piacerebbe? Magari lo fai da solo, magari lo fai, no, lo fai vieni. Da solo. Non ti capito? Piacerebbe come cosa? Pensa che figo. No, non mi piacerebbe proprio andare in mezzo al mare, sinceramente. Ha vibrato, no. Che sofferenza. Oh, aiuto, ed è pure... mi stai facendo venire ansia, mi stai facendo e pensa venire a me, ansia. Che vibra il telefono, fai sì, e invece no. E invece no. E poi poverino, stadio anche carinissimo, mi fa piacerissimo averlo trovato, però dai. Non c'è paragone con un Lapras. Certo che non c'è paragone. Allora, quante caramelle abbiamo di Staryu? 18 su 50. Guarda, sinceramente, anche se poi non troviamo Lapras, un altro Eevee. Oh, li abbiamo chiamati gli Eevee, vedi? Vedi? Perché vedi? Ho detto che il mio parla Pokémon di Lapras. Raccontaci una storia su Lapras. Allora, Lapras è un Pokémon d'acqua. Una storia. Non a cui piace andare nell'acqua. Ma non è una storia. È storiella. La sua biografia, ok. Appunto, la biografia è noiosa. E lui vive nell'acqua, fine. Gasly! Sì. Oh mio Dio! Ma non so perché, non dovrebbe aprire di notte questo. Sì, assolutamente non sì. Non so perché, non so perché, ma non va benissimo. Frega nulla. Va benissimo. Pokémon per il Pokédex. Pokémon per il Pokédex. Bellissimo oggi, eh. Il ritorno sta andando meglio dell'andata, non si sa sì, come. Sì, sì, meglio, meglio. Ma non male che siamo messi a registrare così almeno facciamo vedere tutto. Esatto. Allora, 3 di 25. Poi c'è di nuovo un top di Fogna. E Ponita. E continua ad esserci Lapras nei dintorni, quindi non perdere la speranza. Ok, ok. Rinominalo ogni 20 secondi, così capito, lo chiami. Lapras, dove magari sei? Magari arriva da qualche parte, Lapras. Non sa come. Lapras! Basta. La devo smettere? Sì, decisamente, okay. Decisamente. Sai che mi sta uscendo un nervo dalla spalla per colpa della borsa con le tue bottigliette d'acqua? Sai che sto per svenire dal caldo che c'è. Ecco, pensa se avessi una borsa che pesa 2 quintali. Adesso la bevo l'acqua, non ti preoccupare. Sì, sì. Allora, siamo alla seconda fermata, quindi più o meno... un chilometrino e siamo arrivati finalmente alla macchina. Non ci credo più, guarda, che ci stiamo no, per arrivare. Esattamente. Lo so che non te l'aspetti. Allora, Lapras è scomparso. È... la solita fortuna, la solita ragazzi, fortuna. Ragazzi, lo sapevate, dai. Non potevamo trovarlo così. Dobbiamo trovarlo dall'uovo nel video delle uova, lo sapevamo già. Sì, sì. Però è comparso Onix. Che, boh, non ce la facciamo nulla, è scarso. Però... vabbè, Onix. Dai, ascolta, stiamo è gigante, un sacco di Pokémon. Fa scena. Come zona è fighissima per farmare Pokémon, quindi dai, non lamentiamoci più di tanto. Alla fine non sta andando così male, stiamo farmando tantissimo. Brava, quindi... abbiamo trovato 2 Eevee, cioè noi 2 Eevee. Di solito, guarda, è capitato in un sacco di video che non sono mai usciti, che siamo andati in zona e non abbiamo trovato niente di niente. Quindi 2 Eevee, almeno così un Gastly, sta andando cioè, bene. Quindi. Una figata. Allora, Onix, rimani dentro questa che sennò ti lascio qua. Ok, allora, siamo arrivati, ragazzi. Siamo arrivati, guarda, tipo, si vede bene il mare, tutto quanto. Allora, mentre camminiamo verso sinistra. Io ti direi sì, c'è sì, una palestra dei gialli, ma sinceramente è l'ultima delle cose che ci importa. Cioè, vi facciamo vedere cosa tutto ha preso Fereniki mentre eravamo in macchina. Cioè, mentre siamo venuti soltanto qua, che sono tipo 2 chilometri in più da dove eravamo, stando nell'autostrada. Ma forse un po' di più dato che siamo partiti a fondo, però vabbè. 2-3 chilometri. Stando nella strada mentre lui guidava,
ho trovato un sacco di Pokémon fighi. Allora, diario. Cioè, ero a urla in macchina così. Mi ha quasi fatto frenare all'improvviso per prendere un Pokémon e ho rischiato di farlo davvero e di ammazzarci. Allora, ma abbiamo preso. Ma non è vero, dai, stai zitto. Un Nidoran, uno Psyduck, Steel. Che sì, ragazzi, ci era scappato l'altra volta e finalmente l'abbiamo preso, che è bellissimo. Poliwag e la stella delle stelle, Electabuzz. Ce l'abbiamo. Electabuzz. Electa? Pensavo avesse una R, no, scusami. Ok. L'ho corretto 200 volte. Allora, Electabuzz, contenta? Da 1259. Te lo ricordi ancora? Sì, perché è stato bellissimo trovarlo, è stato bellissimo, ero troppo felice. Quindi, boh, cioè ragazzi, cosa c'è da dire? È la zona perfetta, dai. Cioè, in quanto? Un'oretta di Pokémon oggi abbiamo trovato più che in tutta la vita. Qua si vede bene il mare, ci sono poche piante, quindi ne approfitto. Ne ok. Sai cosa c'è nei dintorni? Cosa? L'evoluzione di Tentacool. Ah. Che non è niente di che, però... No, poche, infatti, c'è. Ma c'è qualcosa? Siamo venuti fin qua giù, c'è qualcosa? No. Niente di che. Vedo Squirtle, Magikarp, Poliwag, Steel e l'evoluzione di Tentacool. È una schifezza, ok? Dai, non ti lamentare, il viaggio è stato più che ricompensato, quindi non ti lamentare. Che poi okay. Stava chiamando mia madre e ha portato fortuna perché la vibrazione urlare. Della chiamata di mia madre ha fatto comparire Squirtle. Bello Squirtle, dai, no male. Basta no che male, non scappi male, di nuovo, no male. Questo è da 90. Cioè, vabbè, ma da 90 è già arancione. Guarda perché? Che la Niantica si è ubriacata quando ha fatto i Pokémon Starter, eh. Sì. Io non voglio essere polemico, però... Ha avuto un po' di problemi. 90, arancione, neanche un Pokémon leggendario. Beh, alla fine purtroppo è uno starter. Sono curioso di vedere capito. Quando metteranno i Pokémon leggendari e lo trovi al 1700 di potenza, che cos'è? Lampeggia col rosso, ti dice allerta. Ti illumina e ti fa venire una crisi epilettica. Ti fa allerta, se lo prendi ti esplode il telefono. Esatto. Cosa dovrebbe essere? Se questo a 90 è arancione. Cioè, vabbè. È scappato da 4 Pokéball di fila, adesso sto dando anche le Mega Ball per un 90 e continua a non entrare. Per il più me sta facendo sprecare tantissime, adesso lo ammazzo, te lo dico. Sei carino Squirtle e io prima o poi voglio un Blastoise, quindi sono obbligato a prenderti, però non mi farà arrabbiare. Bravo. Ok, ho preso anche un Magnemite, siamo di nuovo arrivati alla nostra bellissima macchina e direi che ci fermiamo perché... C'è troppo caldo. Due registrazioni, comunque abbiamo trovato tante cose, è andata bene, sto molto felice, quindi direi che possiamo concludere. Esattamente. Concludere felici con vi promettiamo giornata. Che non appena ci sono un po' di gradi meno, quindi sotto i 30, torniamo qua e facciamo almeno un altro video qui, perché davvero sì, ha senso quasi uscire nelle altre parti della città rispetto a qui. Non so perché si trova tutto qua, avevano ragione comunque, sì. Avevano ragione, sì, ci hanno consigliato bene. Assolutamente sì. Comunque ragazzi, ci fermiamo così, speriamo che vi sia piaciuto anche questo video, ci vediamo domani. Ciao! Ciao. Ciao.